Partita migliore non poteva esserci, proprio per mantenere alta la tensione, la concentrazione, lo spirito di questa squadra. Quindi un match dalle grandi attese, perché si affronta la prima della classe, meritatamente prima in classifica, e noi che siamo credo una delle rivelazioni di questo campionato. Due squadre comunque in salute, che stanno facendo risultati importanti consecutivi, anche se loro hanno leggermente frenato sotto l'aspetto delle vittorie, ma non sotto l'aspetto delle prestazioni. Quindi una gran bella squadra, gioca con grande intensità, grande velocità, non ti fa respirare, una squadra fisica, che ha perso naturalmente nell'ultimo mese il suo terminale nel suo campionato più bello della sua carriera, e quindi stanno facendo un po' fatica nel concretizzare la mole di gioco che fanno, però rimane una squadra molto forte e difficile da battere. Per me tutte le gare vanno giocate, non ci sono pronostici già segnati, tutte le gare abbiamo visto sono molto equilibrate, all'interno di queste gare poi ci sono dei momenti, ci sono degli episodi che la cambiano a favore di una squadra o di un'altra. Hanno una grande compattezza di squadra, attaccano, poi vengono a pressarti e come perdono palla in pochissimi secondi si ricompattano tutti e 10 dietro la linea della palla negli ultimi 30-35 metri. Quindi è normale che hanno poi anche grande fisicità e quindi è difficile, trovare poi a volte dei varchi per fargli gol. E quando gli avversari riescono, il portiere gli ha fatto anche degli interventi importanti. Quindi, come hai detto tu, sono quattro partite che non prendono gol, però anche noi fino a sabato non avevamo preso gol, il gol poi l'abbiamo preso. Quindi mi auguro che riusciamo a trovare la chiave per scardinare la porta del Carpi. Cone ha preso una leggera botta al ginocchio, oggi si è allenato regolarmente, anche se non abbiamo fatto grandi cose, e domani valuto, parlando anche col ragazzo, le sue condizioni. Con le cose muscolari bisogna essere cauti, meglio aspettare una settimana in più, è sicuro che non ci sia una ricaduta, che avere una ricaduta e perdere il giocatore per 2 mesi. Valuto la prestazione dei singoli, nel complesso della squadra, per quello che avevamo preparato e per come la squadra ha interpretato la gara. Quindi rimane la soddisfazione della prova di maturità dei ragazzi, perché comunque era una partita anche che c'erano delle pressioni importanti. Quindi l'hanno gestita bene e sappiamo come poi è andata. E domani faccio le valutazioni sapendo che ho un'altra gara importante sabato, che è la terza e la seconda domani di una settimana, quindi è normale che qualche forza fresca inevitabilmente verrà messa in campo domani. Ma io credo che il discorso primo posto è ancora aperto, perché dietro ci sono comunque squadre importanti che stanno facendo risultati importanti e naturalmente una squadra come il Carpi, non costruita per vincere il campionato, le pressioni inevitabilmente inizia a sentirle. Quindi, ripeto, sta gestendo questo momento con grande maturità, perché era importante, ripeto, non riesce a vincere, però mantiene inviolata la porta e fa risultati, sperando che il momento magari poco brillante passi. E quindi, però, no, è normale che le pressioni aumentano anche per loro e di questo chi arriva da dietro se ne può avvantaggiare, quindi al di là del risultato di domani. No, sono arrabbiati il giusto perché sanno di aver fatto comunque un'altra prestazione positiva che avrebbe meritato miglior sorte. E quindi dobbiamo continuare con questa consapevolezza di giocarcela con tutte, pensando una partita alla volta e gestendo al meglio le inevitabili pressioni che ci possono essere, perché è normale, quando tu sei in una posizione di classifica importante, vorresti che questo momento continuasse e lo puoi fare solo attraverso i risultati. Ma questo campionato ha dimostrato che a volte si riesce a fare risultati migliori, si riescono a fare risultati migliori fuori casa, no? Perché dal punto di vista tattico naturalmente puoi avere un leggero vantaggio, non hai l'obbligo di fare la partita, quindi hai meno pressioni, quindi sotto questo aspetto si potrebbe essere un po' più avvantaggiati. Questo sta dicendo comunque il campionato. Però il Carpi ha dimostrato di essere una vera squadra, come ho detto, non è capolista per caso, non fa 53 punti per caso, non sei la miglior difesa per caso, quindi sta meritatamente lì e quindi è una partita difficile come lo sono tutte.
ha caratteristiche e qualità diverse rispetto a Livorno, quindi dobbiamo essere bravi, come abbiamo quasi sempre fatto, a limitare le loro fonti di gioco, le loro qualità, e poi ci siamo noi, con le nostre, cercando di mettere in difficoltà il Carpi. Ognuno ha le proprie idee. Io negli anni ho cambiato tanto proprio perché mi sono adeguato innanzitutto ai calciatori che avevo a disposizione. Poi è anche vero che quando scopri questo modulo poi fai fatica a farne a meno, perché ti dà tanti vantaggi. Nella fase di possesso, come ho sempre detto, ti permette di difendere con tanti uomini ed essere compatto, molto ermetico. E nello stesso tempo poi con gli esterni che da difensori diventano centrocampisti, ali pure, sei molto offensivo. Quindi a me è un modulo che piace tantissimo. Poi è normale che ci devono essere gli interpreti per farlo rendere al meglio. Quindi anche se, come ho sempre detto, non sono quelli che ti fanno vincere le partite, sennò tutti farebbero lo stesso modo.